Buonasera a tutti dal vostro Alessandro Benigni e bentrovati per una nuova puntata di Teleconsiglio Regione. Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani torna a insistere sul tema dell'autonomia differenziata per l'ente che rappresenta, puntando ad avere maggior potere decisionale su alcuni ambiti ritenuti. Sta ripartendo il dibattito a livello nazionale, la Toscana questa volta ci vuole essere una delle regioni che chiede, ai sensi del principio costituzionale, in alcune materie un'autonomia differenziata, ovvero maggiore potere, competenze e risorse. In questo caso a animare il dibattito è stato il bilancio di Artea e conseguentemente il dibattito sull'agricoltura, che in Toscana può offrire tanto, soprattutto per la trasformazione dell'ordine mondiale che sta determinando la guerra segnatamente determinata dall'aggressione russa all'Ucraina. E ci rendiamo conto che nel momento in cui si attacca il granaio d'Europa, ecco l'aumento dei prezzi per prodotti agricoli dal grano al mais, che è consistente e che si riflette poi sui paesi poveri. E allora quando io penso a tutto quello che rappresenta la potenzialità della Toscana, soprattutto in zone come il sud, l'area senese, la Maremma, il fatto di poter sviluppare delle politiche che valorizzino una produzione agricola che è d'eccellenza in alcuni settori, pensate il vino che sta crescendo nelle esportazioni a livelli esponenziali, l'olio, ma contemporaneamente significa anche prodotti agricoli più diretti che la fertile nostra terra può offrire, oggi forse in modo anche più conveniente. Ecco la necessità di offrire delle politiche che sull'autonomia differenziata dei poteri delle regioni si possono affidare. Parlo dell'agricoltura come parlo dei beni culturali, abbiamo un quarto dei beni culturali dell'intera penisola. Il fatto che molti di questi siano chiusi o magari aperti per 2 o 3 giorni la settimana, mi veniva segnalato in questi giorni l'isola d'Elba dove tutti andavano a cercare residenze napoleoniche, ma in realtà poi i margini che lo Stato può offrire per l'apertura di questi musei sono pochissimi. Ecco che mi porta a dire che i beni culturali possono avere dalla regione una maggiore gestione e quindi una maggiore capacità poi di ricavare quelle risorse per tenere aperti, per valorizzare i restauri. Via libera a maggioranza dal Consiglio regionale al bilancio preventivo ed economico per il 2022, nonché al programma triennale di attività di IRPET, l'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana. Questi i pareri delle varie forze politiche. Ma io sono contento dell'approvazione del bilancio di IRPET, il nostro istituto di programmazione economica, che indubbiamente registra il prestigio che questo istituto anche in questi ultimi tempi ha saputo manifestare e ha saputo essere fonte di apprezzamento anche all'esterno della nostra regione. La capacità previsionale lo vediamo in questi giorni sul turismo, sui movimenti che da un punto di vista economico sviluppa la Toscana, grazie alla preziosa collaborazione di questo istituto, rendono la Toscana una delle regioni più virtuose nella capacità di presentare anche dati positivi, perché indubbiamente è proprio il riscontro di un risveglio forte del turismo nella nostra Toscana che ci fa sperare positivamente per il futuro. Il Consiglio regionale a maggioranza ha espresso apprezzamento per il bilancio preventivo di IRPET, l'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana. Ha espresso apprezzamento non soltanto alle previsioni del bilancio, ma anche al programma di attività annuale pluriennale che è un allegato al bilancio stesso. IRPET è un ente estremamente prezioso sia per la Giunta regionale che per il Consiglio regionale della Toscana, in quanto svolge un'attività di ricerca, un'attività di consulenza per la regione che è particolarmente delicata e incisiva in alcuni settori strategici di governo del territorio. Le entrate di IRPET sono dovute soprattutto a un contributo ordinario che viene dalla regione, un contributo consistente, al quale poi si affiancano diverse centinaia
centinaia di migliaia di euro che derivano dalle risorse dei fondi regionali, dei fondi nazionali e soprattutto dai fondi europei. Sul fronte dei costi, IRPET ha chiaramente un costo molto elevato collegato al personale, oltre 2 milioni di euro. Tutta l'attività di IRPET si basa sulla ricerca, sulla consulenza e quindi l'investimento nel personale diventa di rilevante importanza, oltre che nell'acquisto di beni e di servizi come ad esempio le banche dati sulle quali vengono costruiti poi modelli elaborati da IRPET. Abbiamo votato a favore un bilancio di una struttura importante della Regione Toscana che fa analisi quantitativa e qualitativa dei flussi e delle dinamiche che aiutano la politica a decidere, un soggetto a servizio dei comuni, della regione, soprattutto in termini quantitativi riesce a rilevare quelli che sono i movimenti. Abbiamo chiesto di non fare soltanto un'analisi statica di quelli che sono la rilevazione dei dati, ma magari anche di prospettarsi rispetto a logiche, diciamo, di previsioni andamentali di quelli che possono essere i flussi di cambiamento determinati da processi magari nazionali o internazionali come avviene in questo momento. Quindi un soggetto che fornisce mediante i propri ricercatori un supporto importante al decisore politico. È un ente sicuramente utile per la Regione Toscana, è un ente utile, è un ente del quale anche da rappresentante di una forza politica di minoranza mi piacerebbe partecipare e votare in maniera propositiva e positiva sui bilanci e sulle linee guida. Purtroppo tutte le volte che arriviamo di fronte al bilancio, arriva il bilancio e ci lascia delle situazioni fumose, delle situazioni poco trasparenti che non ci permettono di votare. Quello provvisionale di quest'anno, del 2022, arriva nonostante una relazione dei sindaci revisori che dicono chiaramente che sia stato fatto in ritardo, arriva senza la pianificazione per gli anni 2023 e 2024, arriva con dei contributi che dei quali non viene spiegato niente. Noi abbiamo votato contro anche e soprattutto perché ci sono diverse zone d'ombra per quanto riguarda IRPET, ma soprattutto direi la giunta regionale. Si è approvato il bilancio di previsione 2022, ma non quello pluriennale 2023-2024, perché di fatto manca, ecco, il parere del Collegio dei Revisori. Quello che, ecco, noi notiamo è che proprio vi è un vizio di legittimità a riguardo, proprio perché, come dicono i sindaci revisori, manca la delibera di assegnazione delle risorse da parte della Giunta. Quindi il Consiglio regionale ha votato, ecco, l'atto riguardante IRPET, ma con questi rilievi che sono stati fatti appunto dal Collegio dei Revisori ma anche dalla direzione tecnica. Quando ci è stato presentato il bilancio di IRPET, con grandi perplessità siamo andati in aula, abbiamo analizzato tutti i numeri di bilancio e abbiamo dato un voto contrario per due motivi molto semplici. Il primo è perché IRPET ancora oggi fa la fotografia di quello che succede. Guardate, la fotografia di quello che succede, di quello che sta succedendo, non c'è bisogno che ce la faccia IRPET. Basta andare a giro, basta ascoltare i cittadini, basta andare a comprare il pane e capire che oggi il pane costa 4,10 euro, il latte costa 1,15 euro, fare la benzina costa più di 2 euro. Basta andare a giro e parlare con le persone per capire che la bolletta della luce costa il doppio rispetto a 3 mesi fa e che la bolletta del gas addirittura nelle aziende è triplicata. Non importa mettere 2 milioni e 780 mila euro della Regione Toscana per sapere questo. Noi da IRPET vogliamo qualcosa di più. La fotografia ce l'abbiamo, ce la dicono i cittadini tutti i giorni. Noi vogliamo capire come reagire, dove dobbiamo andare, dove andranno le aziende, il comparto del tessile e il comparto del calzaturiero, chiuso il mercato russo, dove andremo ad approvvigionarci dal gas, chiuso il gas dalla Russia, quali turisti verranno nella nostra Versilia e nella Toscana del Sud, visto che i turisti dall'Ucraina e dalla Russia non arriveranno più. Ecco cosa chiediamo ad IRPET e lo chiediamo perché quell'istituto di programmazione per noi ha un valore fondamentale. IRPET è sicuramente uno degli strumenti più efficaci che abbiamo per fotografare con esattezza e con dati numerici alla mano la situazione economica, sociale, ambientale della Regione Toscana e ci dà in mano quei dati per poter agire dal punto di vista legislativo nel modo migliore.
La qualità di ciò che ha prodotto nel corso degli anni è sempre stata eccellente. Il problema naturalmente è politico. Se quegli strumenti si utilizzano per una qualità normativa, ha senso continuare ad investire quelle risorse nel bilancio di IRPET. Altrimenti, siccome è avvenuto fino adesso, si tratta soltanto di strumenti che servono per lo studio, l'analisi, ma che poi non danno un effettivo riscontro sull'operato politico, tecnico e amministrativo, sono lettera morta. Quindi il nostro giudizio di astensione è legato al fatto dell'utilizzo. Personalmente sono soddisfatta perché è stato approvato anche un ordine del giorno che era collegato a questo atto, che mirava sostanzialmente ad impegnare la Giunta sul fronte dei maggiori assunzioni per quanto attiene la ricerca. IRPET, proprio perché è la sua denominazione, diciamo, a caratterizzarlo, può svolgere nell'ambito di tutto quel sistema di società, ma anche di istituti, un ruolo strategico nel momento in cui andiamo a fare un'attività di programmazione. La scelta è: rilanciamo questo istituto oppure, come dire, ci soffermiamo al mero dato contabile. Noi siamo convinti che oggi questo istituto possa avere ancora un ruolo strategico ed importante, purché ci sia chiarezza da parte della Giunta. Ricordo che noi siamo ancora in attesa del piano regionale di sviluppo, che è l'atto fondamentale per delineare le strategie future di Regione Toscana. Continua a tener banco la discussione sulla base militare che dovrebbe sorgere a Coltano in provincia di Pisa, nel parco regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli, una questione che divide anche il Consiglio. Noi, rispetto alla notizia che abbiamo rilevato da un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, che è stato un po' anche un fulmine al ciel sereno, abbiamo subito preso una posizione fortemente critica, non tanto nel merito, perché qui ci sono legittime e giuste esigenze dei carabinieri di riorganizzare i propri reparti, siano essi cinofili, siano essi GIS o del battaglione Tuscania. Ma abbiamo eccepito innanzitutto la modalità, perché questo progetto già sostanzialmente definito, che andrebbe ad impegnare oltre 73 ettari del parco di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli, edificando edifici e strutture per circa 440.000 metri cubi, è piovuto addosso senza un confronto, una concertazione, un'informazione preventiva con gli enti territoriali. Quindi soprattutto il metodo abbiamo criticato, ma anche l'impatto, perché nel parco ovviamente andare a costruire una realtà così impattante, così consistente, significa snaturare, stravolgere un territorio di pregio dal punto di vista ambientale, naturalistico e paesaggistico. Il comandante provinciale dell'Arma Carabinieri affermava la disponibilità a rivedere il progetto e soprattutto la disponibilità ad evitare qualsiasi forzatura, la disponibilità a condividere con le amministrazioni locali e territoriali una eventuale realizzazione che possa tener conto di quelle che sono anche le previsioni urbanistiche già vigenti. Noi come Fratelli d'Italia abbiamo preso una posizione molto chiara, ovvero nessuna pregiudiziale ideologica di contrarietà rispetto al fatto che nel territorio pisano possa arrivare un centro di addestramento per i carabinieri, anzi ne saremmo orgogliosi. Nessuna pregiudiziale nemmeno rispetto al fatto che possa essere fatto all'interno del parco di Migliarino, Massaciuccoli e San Rossore e non all'interno di San Rossore, come si è in maniera strumentale voluto far passare. Quella zona, Coltano, non c'entra niente con San Rossore, è una zona marginale del parco di Migliarino, Massaciuccoli e San Rossore, tra l'altro prospiciente una discarica, un inceneritore vicino all'area industriale di Montacchiello e di Ospedaletto, un'area fortemente degradata, la ex stazione radar di Coltano è in situazioni di fatiscenza. Pensiamo però che sia necessario e opportuno che quel progetto faccia un percorso all'interno delle sedi istituzionali. Raccogliamo con estremo piacere la
apertura e disponibilità del Presidente della prima Commissione del Comune di Pisa, della Commissione Urbanistica Maurizio Nerini, a incardinare quel progetto all'interno della Commissione, perché riteniamo che sia giusto e opportuno che il Consiglio Comunale di Pisa sia a conoscenza di quel progetto, come non lo è stato fino ad ora, e quindi il nostro invito è ad accogliere l'appello rivolto a tutta l'istituzione, ad accogliere l'appello del Presidente della Commissione Urbanistica, ovvero a incardinare quel progetto all'interno della Commissione stessa, perché è evidente che vedere nello specifico e nel dettaglio il progetto è dirimente rispetto a una posizione favorevole o non favorevole, tenuto conto che da parte nostra nessuna pregiudiziale né sul fatto che arrivino carabinieri né sul fatto che la collocazione possa essere all'interno del parco in una zona comunque fatiscente e degradata. La nostra espressione ricalca quella che è stata data dalla maggior parte degli enti, delle associazioni e della popolazione pisana. Contrarietà. Non è giustificabile con la bonifica di un ridottissimo numero di ettari e l'utilizzo di altri, ben 70, a scapito di una riserva, di un parco che invece è caratterizzata dal punto di vista agricolo e della sostenibilità ecologica. Ancora meno accettabile che venga fatto con i soldi del PNRR. È necessario quindi, come ha proposto anche il presidente dell'ente parco Migliarino San Rossore, una revisione di questo, progetto e soprattutto una rilocalizzazione. Ci sono moltissime aree dismesse da bonificare che possono essere utilizzate sempre in quella area e che vanno assolutamente valutate. Non è possibile scavalcare gli enti locali nel modo in cui è stato fatto.